Uomini e donne oggi, una sfilata ricca di polemiche e discussioni. Oggi uomini e donne, la sfilata delle donne, vince Ida. Dopo la diretta Facebook, in cui Gianni sottolinea come in questi mesi si siano dati tanti posti di lavoro grazie alla trasmissione, si fa entrare in studio la passerella. Al trono over di uomini e donne è infatti arrivato il momento di far tornare a sfilare i vari protagonisti dei due parterre. Quest'oggi, sfilano le donne. Prima di iniziare, però, Tina Cipollari si lamenta con Maria De Filippi perché non le è stata data la paletta per le votazioni. Una volta sistemato il tutto, si inizia. Il tema scelto è, la vera donna. Le dame che hanno deciso di mettersi alla prova sono Emi, Anna Maria, Anna, Gemma, Ida, Rita, Valentina e Grazia. I voti dei cavalieri e degli opinionisti hanno suscitato non poche polemiche e discussioni nel corso della puntata. La prima a sfilare è Anna. La tedesco ha deciso di non chiedere il consiglio della stilista Nai. Quest'ultima boccia la scelta della signora che ha deciso di sfilare con un abito blu. Nonostante ciò, la signora pare ricevere dei discreti voti. In ogni caso, tra tutti, c'è anche un 5 meno di Domenico. Il cavaliere critica la magrezza della donna che crede sia un po' troppo eccessiva. Anche Gemma ha scelto di non rivolgersi alla stylist. Inizialmente, Anai boccia l'abito della Galgani, per poi ripensarci e rimandarla. La dama di Torino indossa un abito rosso di tulle, arricchito da una cinta nera in pelle legata alla vita. Il voto più basso è quello di Tina Cipollari con 2 meno. Trono over uomini e donne, Ida vince la sfilata. Dopo Gemma Galgani, sfilano tutte le altre. Anna Maria ha chiesto l'aiuto di Anai e il suo outfit viene apprezzato. In ogni caso, Domenico le dà 0, accendendo così un lungo dibattito. Emi fa da sola e viene premiata. Rita fa da sola e decide di mettere un abito nero. In studio viene super apprezzato, soprattutto da Tina. Dopo aver visto tutte, le votazioni fanno sì che la vincitrice sia Ida.